persona Sagan, insomma, con un po' di anticipo, non ha aspettato l'ultimo muro, comincia un po' a misurare la temperatura agli avversari e magari vuole obbligare comunque Cancellara un altro grande sforzo dopo quello che ha già dovuto sostenere lo svizzero per riportarsi sotto. Attenzione però a questi due corridori, se trovano un po' di accordo e se dietro tentennano possono avvantaggiarsi decisamente in questa fase. Stuyven ha dato tutto per Cancellara e si stacca a metà del Karnemelk Beckstraat, il 14° e penultimo muro del programma. Intanto Fabio, ancora una volta così, Sagan va ad attaccare quando mancano 30 km, a questo punto è difficile pensare che Kwiatkowski gli dia un cambio, sa benissimo che se dovessero arrivare in volata non ha nessuna possibilità, anche se in questo momento abbiamo visto il corridore polacco dare il cambio al campione del mondo. Intanto si sono persi un po' in questo momento gli uomini della ETIX, non li abbiamo visti reagire all'attacco prima di Kwiatkowski e poi di Sagan. Voltano intanto, grande finale, insomma, hanno fatto sin qui assieme d'amore e d'accordo Sagan e Kwiatkowski. La fuga che sembra poter essere quella decisiva portata via da Sagan sulle rampe del Karnemelk Beckstraat, uno dei muri poi meno impegnativi, al chilometro 175, quando ne mancavano al traguardo una trentina. Ci hanno messo in realtà poco a guadagnare e a mettere tra sé e il primo gruppo inseguitore una ventina di secondi. Il gruppo ha un po' indugiato nei momenti in cui era andata via la fuga, poi è cominciata questa sfida e sembrano avere gambe migliori i due davanti. Poco meno di 2 chilometri, vantaggio ancora sceso di qualche secondo, siamo a 15, ora a 14, tentano il tutto per tutto gli uomini dietro. Ancora tombone, attenzione Fabio, però abbiamo visto tante volte quando il vantaggio comunque era attorno ai 15 secondi e i corridori che erano l'attacco, che erano davanti, a iniziare a studiarsi, e il gruppo che si è riportato sotto proprio in vista dell'arrivo. Guardiamo su tutte la vittoria di Moreno Argentin. Su Roche Criqueillon. Liegi-Bassoliegi, corsa che ormai sembrava non poter più essere disponibile per il nostro campione veneto, invece la titubanza dei corridori che erano davanti ha fatto sì che è riuscito a rientrare. Ricordo, ho visto ancora sì. Tombone davanti, 11 secondi, fare l'ultimo sforzo, a questo punto sa che l'unica cosa che può fare per mettere in condizione gli uomini della ETIX e soprattutto Matteo Trentin è quella di dare tutto quando manca 1 km e 100 metri. Vediamo in fondo le ammiraglie, ultimi 1000 metri in questo momento, sembra comunque ancora insomma un discreto margine quello che hanno a disposizione Peter Sagan e Michael Kwiatkowski. Passa anche il primo gruppo inseguitore al arco rosso degli ultimi 1000 metri, peccato per Trentin se non ce la fanno quelli dietro a riportarsi sotto, perché la ETIX sta lavorando per lui, lo sta tenendo al coperto, ha evidentemente più gambe di Bonen per la volata, è un corridore di buono spunto Matteo Trentin. E adesso Kwiatkowski si è messo a ruota come è giusto che faccia, visto che sulla carta sarebbe nettamente battuto. E Sagan deve comunque fare attenzione. Sagan che comunque non molla troppo, cerca di anticipare, sorprendere Sagan. Da molto lontano, potrebbe anche riuscire a sorprenderlo. Una botta devastante, sta provando a tirare Kwiatkowski, niente, lo ha stroncato. Niente da fare. Exploit di Michael Kwiatkowski, è rimasto senza gambe negli ultimi metri Peter Sagan, come vince. Di forza Kwiatkowski. E come vince Kwiatkowski, abbiamo visto veramente farsi sorprendere quando mancavano il 300 metri. Il secondo posto di Peter Sagan, la terza piazza la va a conquistare Jan Stannard e poi arrivano Stuyven, Cancellara, Bohm, Drucker e tutti gli altri. Colpaccio di Michael Kwiatkowski, amarissima sconfitta per Peter Sagan.